Benvenuti al live training sulla modellazione di una pila da ponte in Midas CIM. Vedo che si stanno appunto aggiungendo i partecipanti e intanto inizio a spiegarvi un pochino come funziona questo live training. Il live training è un webinar, in questo caso appunto live, quindi siamo in diretta, che dura un'ora circa, in cui viene spiegata o presentata una procedura, una funzionalità, una modalità di uso smart dei software del portfolio di CSPFEA. Parleremo oggi appunto della modellazione di una pila da ponte in Midas CIM. Brevemente vi parlo appunto di Midas CIM. Midas CIM è un nuovo prodotto Midas con i BIM per le infrastrutture ed è completamente integrato con Midas Civil, che è il programma di calcolo strutturale, appunto sempre Midas. E siamo orgogliosi di partecipare come CSPFEA allo sviluppo di questo prodotto, che ora è dimostrato molto avanzato. Abbiamo partecipato allo sviluppo di Midas CIM da circa 2 anni assieme a Midas e a altri partners Midas nel mondo. E per l'implementazione stiamo collaborando con l'Università di Padova, rappresentata tra l'altro da uno dei relatori del webinar di oggi. Il rilascio ufficiale del software avverrà ad ottobre, ma comunque abbiamo appunto già abbiamo già avviato dei progetti pilota con alcune società di ingegneria italiane. Direi quindi di spiegarvi un po' le modalità del live training. Potrete scrivere le vostre domande se avete delle domande, avete delle curiosità, avete delle richieste da fare ai nostri relatori, nella chat che trovate nel pannello di controllo sulla destra. Potete scrivere e inviare le vostre domande in qualsiasi momento durante la presentazione. Le raccoglieremo e poi risponderemo nella sessione Q&A al termine della presentazione. Il nostro webinar di oggi è in fase di registrazione, ma il vostro nome e la vostra presenza ovviamente saranno nascoste per garantire la vostra privacy. La registrazione però in seguito verrà resa disponibile sul nostro canale YouTube CSPFEA entro circa 24-48 ore. Ora iniziamo. Io sono l'ingegner Federica Antico, sono Technical Sales Engineer in CSPFEA. Il live training di oggi è tenuto dall'ingegner Andrea Basso, che è un borsista di ricerca dell'Università di Padova ed è anche consulente sviluppo BIM CSPFEA. Secondo relatore di oggi è l'ingegner Antonio Limena, che è un collaboratore per quanto riguarda lo sviluppo del software Midas CIM di CSPFEA. Direi quindi di passare la parola all'ingegner Andrea Basso. Un attimo che cambiamo relatore. Buongiorno a tutti, vedete il mio schermo? Sì, lo vediamo. Perfetto, perfetto. Allora, rinnovo la buona serata, ringrazio Federica per l'introduzione e direi di cominciare questo live training. E innanzitutto io farò una prima parte introduttiva dove vi presento un po' nello specifico le caratteristiche del software, che forse qualcuno di voi avrà già avuto occasione di sperimentare, di vedere in un precedente webinar fatto ad aprile, che trovate, come diceva l'ingegnere Antico, nella piattaforma YouTube. E partirei innanzitutto dicendovi che ci vuole essere uno strumento per gestire, diciamo, in maniera integrata le varie fasi che caratterizzano la realizzazione di un'infrastruttura. E quindi a partire dalla fase di modellazione, alla creazione degli elaborati grafici, poi attraverso la simulazione delle fasi costruttive e infine la vera e propria gestione della vita utile dell'infrastruttura.
Per fare questo, utilizza una serie di interfacce, diciamo, studiate appositamente per gestire al meglio tutti i vari aspetti della progettazione e della gestione delle infrastrutture. Perché appunto Mida Sim nasce specificatamente per questo scopo, per i ponti e le infrastrutture. E come avviene? Allora, queste interfacce lavorano tra di loro senza soluzione di continuità e in modo da minimizzare gli errori e le incongruenze che ci possono essere durante la fase di progettazione e gestione. Abbiamo quindi il Midas CIM per la vera e propria parte di modellazione, per la gestione delle fasi costruttive e per la preparazione all'analisi del modello. Poi il drafter, sempre compreso all'interno del pacchetto con cui che appunto dialoga con la piattaforma CIM per l'elaborazione delle tavole bidimensionali create dal modello 3D, e infine un aiuto esterno gli viene dato da Midas Civil per tutta la parte di analisi strutturale, quindi con un'interazione diretta con l'esportazione del modello direttamente in ambiente Civil, che molti di voi sicuramente conosceranno già e saranno già utilizzatori. Diciamo quindi modellazione parametrica dedicata alla realizzazione di modelli informativi per i ponti e per le infrastrutture. Come avviene? Avviene attraverso tre semplici passi. La modellazione si instaura attraverso la creazione del tracciato, che avviene attraverso un'interfaccia specifiche e molto intuitive in formato tabellare o può venire anche attraverso l'import di XF, la creazione di librerie attraverso aiuti specifici che si suddividono in point libraries, curve libraries e assembly unit, e infine l'inserimento delle librerie all'interno del tracciato appena definito. Vorrei spendere qualche parola in più sulla parte delle librerie, perché proprio oggi andremo a vederne come modellare una delle point libraries, nello specifico una pila da ponte. Le point libraries sono caratterizzate dall'avere come punto di riferimento un punto generatore, quindi sono particolarmente adatte per essere posizionate all'interno di un layout attraverso le coordinate. Poi abbiamo le Curve Libraries, che invece sono componenti che si relazionano direttamente con il tracciato e che quindi variano la loro forma e il loro comportamento al variare dell'alignment. E infine abbiamo le Assembly Unit, che sono date appunto dall'insieme delle Curve Libraries e delle Point Libraries, che vengono associate per creare una sorta di modulo che può essere utilizzato, per esempio, per elementi ripetitivi, come possono essere le campate di un ponte che si ripetono svariate volte quando abbiamo ponti molto lunghi. Poi abbiamo appunto la parte di creazione delle tavole, con la generazione automatica delle viste di dettaglio dal modello tridimensionale. Quindi una volta elaborato il modello tridimensionale non sarà necessario rielaborare delle viste bidimensionali, ma vengono create direttamente dal modello con delle viste di sezione o dei prospetti e impaginate, intavolate nel drafter secondo template predefiniti o che l'utente può definire personalmente, e tutta la parte anche di annotazione, di inserimento delle quote e tutte quelle parti di presentazione grafica che sono necessarie per presentare un lavoro di questo tipo vengono fatte direttamente all'interno del drafter, che si relaziona direttamente con il CIM, quindi eventuali modifiche poi si ripercuotono anche nelle viste bidimensionali. Poi abbiamo una parte importantissima per la progettazione e la gestione dei ponti, che è quella dell'analisi strutturale, e Midas CIM si configura come un software capace di preparare il modello creato in CIM all'analisi e all'export diretto nel software Midas Civil. Questo come avviene? Abbiamo appunto sempre il modello che viene preparato all'analisi attraverso la gestione della mesh e la creazione di analysis case, che mi permette di definire elementi, di selezionare l'intero ponte oppure
porzioni di esso a seconda che si tratti di elementi monodimensionali, bidimensionali o dei link. Quindi lascia un'estrema libertà all'utilizzatore di decidere quale parte utilizzare anche in base alle analisi che deve effettuare. E infine abbiamo quindi l'export verso Midas Civil. E poi un'ultima parte è la simulazione delle fasi costruttive, e cioè la possibilità di assegnare, di suddividere gli elementi modellati secondo delle griglie, che poi queste suddivisioni vengono assegnate a dei task che possono essere inseriti in un calendario per simulare le varie fasi costruttive attraverso un diagramma di Gantt, e per ogni fase ottenere un quantity takeoff per i materiali e le varie task individuate. Quindi ora abbiamo visto la parte generale, vorrei un attimo fare una brevissima introduzione dell'interfaccia, che poi vedrete meglio con il live training dell'ingegner Limena. Quindi questa è l'interfaccia principale del software, e si suddivide in una parte superiore, dove abbiamo la ribbon dei comandi, quindi dove sono definiti tutti i comandi, che si alterna con un tab delle varie funzioni, che può essere scambiato in base alle operazioni da effettuare. Sulla parte a sinistra della schermata abbiamo le proprietà del comando selezionato, e infine al centro abbiamo l'area vera e propria di lavoro, dove visualizzeremo il nostro modello. Questo è un modello creato con Midas Gym, che se avrete la voglia di continuare a seguirci, svilupperemo assieme anche in un futuro webinar. Oggi, nello specifico, ci concentriamo sullo sviluppo di una libreria, che è appunto una point library, di una pila da ponte. E detto questo, io lascerei la parola e l'utilizzo del software direttamente all'ingegner Limena, che vi guiderà passo passo verso la modellazione. Se avete domande, non esitate a chiedere, e buona visione e buon lavoro. Bene, grazie Andrea. Cambiamo relatore e diamo la parola all'ingegner Antonio Limena. Ok, dovrebbe vedersi il mio schermo. Benissimo, si vede il tuo schermo e vediamo proprio il software Midas CIM all'azione. Ti lascio la Ok, parola, Antonio. perfetto, grazie. Allora, buonasera a tutti i partecipanti. Come introdotto dai miei colleghi, oggi vi mostrerò l'utilizzo di questo software per la creazione di una modellazione geometrica di una pila da ponte. Per fare ciò ci serviremo, ecco, del comando di creazione di una point library. Come potete vedere, utilizzando questo comando entriamo all'interno di una modalità definita Point Library Mode, in cui tutto ciò che avevamo nella modalità precedente verrà messo da parte, ci verrà quindi fornito uno spazio di modellazione pulito per andare a modellare da zero la nostra pila. Possiamo quindi andare a dare un nome alla nostra Point Library e nelle coordinate di origine. Per la modellazione, il software propone l'utilizzo di elementi strutturali in cemento armato o in acciaio, predefiniti come beam, colonne, slab o wall. Analogo abbiamo anche per le sezioni in acciaio. Sarà inoltre poi possibile utilizzare i comandi general per creare elementi a partire da sezioni user defined, mentre invece gli elementi che andremo a creare con questi comandi qua saranno creati a partire da un database di sezioni disponibile all'interno del software. Allora, direi di incominciare andando a modellare quella che è la soletta di base della nostra pila da ponte. Come vedete, si è aperta la proprietà del comando che ho selezionato, che ci permette di andare quindi a utilizzare questi comandi di disegno per la definizione della soletta di base. In questo caso utilizzerò il comando più pratico, che è quello del rettangolo, definita la distanza da un centro a un suo estremo. Quindi andrò a selezionare l'origine, e come potete vedere si va a generare questa griglia che mi permette di modellare comodamente la mia piastra. Ovviamente, man mano che aumento il zoom, andrò
ad aumentare le dimensioni. La piastra dovrà avere dimensioni di 12 metri per 12, quindi andrò in cerca delle dimensioni del 6x6. In questo caso la griglia, come vedete, ha dimensioni di mezzo metro tra un punto e l'altro. Andando a zoomare, questa precisione aumenta passando a 20 centimetri e permettendoci appunto di andare a modellare con maggiore precisione. Tramite il secondo click, la posizione della nostra piastra viene predefinita. Ed è possibile a questo punto, tramite la sezione Property, andare a definire le proprietà di questa piastra, quali il materiale, l'appartenenza a determinati work type o structural group, e infine lo spessore della piastra che andremo a impostare a 2 metri. Sarà possibile impostare anche la posizione del piano medio, scegliendo tra bottom, center e top, e aggiungere un ulteriore offset, in questo caso di 1 metro, per esempio, per la generazione dell'elemento che voglio sia posizionato, ecco, superiormente al piano XY. Dando l'ok, si genera il nostro elemento che è nella posizione desiderata. Vado quindi a utilizzare un altro comando sotto la voce concrete, in questo caso column, per creare quella che è l'effettiva pila. Come potete vedere, è già impostata la creazione della pila, ma prima di andarla a posizionare vado a definire quelli che sono i parametri, come l'altezza della pila, e sotto la voce property vado a definire quella che è la sezione. Il database di cui parlavo dispone di queste sezioni. In questo caso andremo a utilizzare una solid track di altezza 4, di altezza 3 e spessore 4. Una volta definite le proprietà, posso tornare sul comando draw. Una volta cliccato diventerà azzurro e quindi, come vedete, sarà possibile riposizionare l'elemento dove lo desidero. In questo caso, dopo aver posizionato l'elemento, non si chiude il comando, ma mi dà la possibilità di selezionarne un altro. In questo caso voglio creare subito una seconda colonna qui sopra per farvi vedere come è possibile andare a selezionare gli elementi anche post modellazione per andare a visualizzare quelle che sono le proprietà e addirittura le possiamo modificare, dati come l'altezza della pila e quella che è la sua sezione. In questo caso, questo secondo tratto di colonna vogliamo che abbia una sezione variabile, per cui attiveremo la spunta su Tapered Section, che ci darà la possibilità di andare a definire la sezione nel punto iniziale e nel punto finale. Andiamo a modificare quella nel punto finale, che avrà delle dimensioni maggiorate rispetto a quella precedente. E ci sarà poi la possibilità, ancora una volta, di definire degli offset, come li conosciamo, e di andare a modificare quella che è la definizione di variazione della nostra sezione in modalità lineare o parabolica o cubica. In questo caso utilizzerò la parabolica e, dando l'ok, vediamo come il nostro elemento si trasforma. Tramite le viste possiamo andare a verificare che questo sia avvenuto in maniera corretta. A questo punto andiamo a modellare il pulvino. Per la modellazione di questo elemento possiamo usare, abbiamo diverse scelte, ecco. Possiamo usare un elemento wall al quale andiamo a definire quindi lo spessore di 4 metri. Andiamo poi a creare, definiamo l'altezza, e la andiamo a creare tramite generazione di una linea. Ci aiuterà ancora una volta la nostra Snap View, che ci permetterà di definirne la lunghezza. E una volta definito, chiaramente questa non sarà la sua posizione adatta, ma tramite la sezione Edit possiamo utilizzare il comando Move, in quale selezioneremo il nostro elemento e tramite la definizione di una linea per 2 punti andare a spostare l'elemento. Il software dispone degli Snap, quindi sarà possibile andare in cerca del punto medio, del centro geometrico di questo elemento, per creare una linea e farlo corrispondere al centro della colonna. Abbiamo così creato il nostro pulvino come elemento wall. Chiaramente la scelta dell'elemento che utilizziamo per la modellazione si rifletterà poi in quello che è il passaggio dal CIM al Civil. In questo caso, utilizzando un elemento wall, troveremo che questo elemento sarà definito da elementi plate. Più corretto sarebbe modellarlo forse come elemento BIM, quindi andremo in questo caso a cancellarlo per utilizzare invece il comando concrete BIM. Ancora una volta andiamo a definire le proprietà come la sezione, quindi
un'altezza di 3 metri e mezzo e uno spessore di 4 e andarlo a creare nuovamente mediante l'utilizzo di una linea. Approfitto di questa visualizzazione della Snap View per far vedere come in questo caso, in qualsiasi modo io muova il mio mouse, il piano di creazione rimane ortogonale all'asse Z. Tramite dei tasti che sono TS ed F è possibile poi spostare questo piano secondo l'ortogonalità all'asse Y o all'asse X, in base a come vogliamo il nostro elemento. Torniamo in questo caso a noi, creiamo l'elemento lungo 12 metri che andremo come prima a spostare tramite il comando move. Quindi selezioniamo l'elemento e andiamo a creare la linea servendoci degli snap. Andiamo a cercare il centro geometrico che faremo coincidere col centro geometrico della colonna. Ora l'elemento è al suo posto. Nel caso volessimo creare delle estremazioni ulteriori, quindi andare a tagliare quelli che sono gli angoli, possiamo servirci sempre sotto i comandi edit del comando chamfer. Ovviamente tutti questi comandi dovrebbero essere familiari in quanto presenti anche in molti altri software di modellazione 3D. In questo caso possiamo utilizzare il chamfer per tagliare gli spigoli. Ci permetterà di farlo secondo la modalità fillet, che andrà a creare dei tagli curvilinei, oppure l'effettivo chamfer in cui tramite gizmo distance dovremo impostare la distanza tra l'edge che vogliamo eliminare e la faccia che si verrà a creare, oppure tramite l'impostazione face offset andremo a definire quella che è la distanza tra l'edge eliminato e i nuovi edge che si verranno a formare. Chiaramente è possibile anche selezionare più edge contemporaneamente per velocizzare il processo e andare a tagliare direttamente tutto quello che desideriamo. La nostra pila da ponte si può dire ora modellata geometricamente. È possibile andare sotto la voce Base a modificare le impostazioni di vista per dare una trasparenza alla nostra pila in maniera che si rendano visibili quelli che sono gli assi geometrici degli elementi che abbiamo creato, che corrisponderanno poi agli assi degli elementi BIM che si creeranno nell'export e nel passaggio al Middle Civil. Un'altra funzionalità del software è quella dell'inserimento delle barre di armatura. In questo caso voglio andare ad armare quella che è la colonna, quindi posso selezionarla, impostarla a vista e tramite il comando rebar portarci nella modalità di definizione delle barre d'armatura, selezionando quindi il piano di partenza e la direzione in cui vogliamo che queste si sviluppino. Come potete vedere, ci siamo spostati all'interno della Draw Rebar Mode, interna alla Point Library Mode. È possibile definire diverse tipologie di armatura, che saranno trasversali, barre longitudinali, che possono essere dipendenti dalle barre trasversali o indipendenti, e le staff, ovviamente. In questo caso andiamo a creare delle barre longitudinali indipendenti. Tramite la voce property possiamo dare a queste barre un nome, andare a definire un codice da cui ricavare gli spessori. Possiamo definire i ganci che troveremo all'estremità di queste barre con la possibilità di differenziarli tra la sezione iniziale e quella finale. In questo caso, per esempio, vogliamo che alla sezione iniziale non ci siano ganci, mentre a quella finale i ganci dovranno avere un angolo di meno 90 gradi e una lunghezza di 2 metri. È possibile poi definire il copriferro nominale, quindi la distanza dall'asse delle barre d'armatura agli edge della sezione in cui verrà impostata, e gli offset che invece rappresentano la distanza dell'estremità delle barre d'armatura dai piani di partenza e di fine. In questo caso vado ad impostare dei valori di meno 1,5 m. Quando genereremo l'armatura vedremo come questo si rifletterà. È possibile poi andare a definire la modalità di spaziatura tra le barre longitudinali, che può avvenire tramite definizione della spaziatura tra le singole barre con aggiustamento di questa distanza in corrispondenza dell'inizio o della metà, ossia di inizio e fine edge, diciamo, di assegnazione delle barre, oppure è possibile definire il numero di barre che vogliamo all'interno della nostra colonna,
definire quello che è il massimo spaziamento tra le barre, che verrà poi aggiustato automaticamente dal software per averle tutte equidistanti tra di loro. Possiamo quindi tornare su Draw e andare a selezionare gli edge per la quale vogliamo che si creino le barre d'armatura, dando l'ok, o ancora meglio l'apply, che ci permette di generare le barre d'armatura senza uscire dal comando. Andiamo quindi a creare adesso anche le barre trasversali, di cui definendo le proprietà, nome, lascio quello che già ci propone il software, andiamo a selezionare ancora una volta il diametro e la tipologia di ganci. In questo caso ci va bene un angolo di curvatura di 135 gradi, possiamo andare ad aumentare leggermente la lunghezza. Ancora una volta il copriferro sarà quello nominale dall'esterno della sezione, al quale quindi dovremo andare a sottrarre dal centro dato precedentemente metà diametro della barra longitudinale e metà diametro della barra trasversale. Quindi dovremo avere un 73,5 se non sbaglio. È possibile poi definire ancora una volta la distanza quindi di queste staffe dai piani iniziali e finali. E infine una lunghezza che adesso vi farò vedere come andrà a influire sul posizionamento delle barre. Andando a selezionare quindi gli edge, creerò una sola armatura, dove vediamo che i ganci in questo caso compaiono nella parte superiore ma non si chiudono. Affinché questi vadano invece a sovrapporsi, magari a incrociare tutte le barre d'armatura longitudinale, possiamo andare a modificare il parametro che è sotto la voce offset start length, che possiamo andare ad allungare per esempio a meno 250. Così facendo, tornando su sezione draw, possiamo, riselezionando gli edge, vedere come la lunghezza finale di questa barra d'armatura trasversale vada ad aumentare in maniera che i ganci prendano più barre longitudinali e quindi la staffa si chiuda completamente. Possiamo a questo punto dare l'ok, vediamo che la nostra barra si genera e infine uscire dalla Draw Rebar Mode. A questo punto, per andare a estrudere, diciamo, le barre d'armatura così create e svilupparle lungo tutta la lunghezza dell'elemento, utilizzeremo il comando rebar array, nel quale possiamo definire sotto property la distanza, quindi il passo delle staffe. In questo caso lascerò come predefinito, quindi l'adjustable spacing, che andrà a quindi ravvicinare leggermente le barre all'estremità dell'elemento, mantenendo inalterata la distanza di 20 cm durante tutto invece la lunghezza dell'elemento. Quindi andiamo a selezionare tutte le barre, selezioniamo il piano finale, che vorrà essere quello inferiore, e infine lasciamo la spunta su Geometric Line of Founding Member, in maniera che le barre si sviluppino lungo la direzione determinata dall'asse geometrico dell'elemento. Diamo l'ok e vediamo come la nostra gabbia d'armatura si genera automaticamente con tanto dei ferri di ripresa che andranno a inserirsi all'interno degli elementi adiacenti. Facendo show all possiamo vedere come appunto queste barre d'armatura sotto vadano a entrare nella slab e sopra invece vadano a subentrare nella parte superiore della colonna. Non posso chiaramente per motivi di tempo mostrare la modellazione dell'armatura di tutta la pila da ponte, ma il software, come avete visto, dispone di tante impostazioni e quindi permette di avere molta libertà nella modellazione delle barre d'armatura. Una volta creata la nostra pila da ponte, potremo uscire dalla modalità o esportarla direttamente in maniera tale da avere la nostra point library salvata nel computer, che sarà possibile importare all'interno di nuovi file senza doverla rimodellare da capo. In alternativa, chiudendo e quindi uscendo dalla point library mode, sarà possibile aprire il worktree nel quale possiamo visualizzare quelle che sono le point library create tramite il tasto destro esportare da qui o tramite modify tornare all'interno della point library mode per modificare la point library per quanto non ci aggrada o se vogliamo ecco, effettuare modifiche. Chiaramente poi la point library sarà possibile assegnarla a un punto che vogliamo noi all'interno della nostra
del nostro piano di lavoro. Tramite preview vedremo dove questa sarà posizionata e, dando l'ok, questa verrà effettivamente creata al posto predefinito. Penso che sia stato detto tutto. Questo era il tutorial per quanto riguarda la creazione della pila da ponte. Riderei la parola alla mia collega ingegnere Antico e vi ringrazio per l'attenzione. Benissimo, grazie Antonio, grazie per la presentazione. E, allora, vedete il mio schermo adesso, giusto? Sì. Riuscite a visualizzarlo? Benissimo. Per quanto riguarda appunto le domande, in realtà non abbiamo particolari domande, probabilmente appunto il tema è ancora un po' così nuovo e sicuramente sorgeranno delle domande, magari anche a seguito di questo webinar. In ogni caso, siamo appunto disponibili per fornirvi maggiori informazioni. Vi faccio vedere appunto magari i riferimenti. Allora, abbiamo l'ingegnere Andrea Basso, potete scrivere a midascim@cspfea.net. Oppure l'ingegnere parlare appunto con l'ingegnere Antonio Limena, limena@cspfea.net. Vediamo se magari c'è un aggiornamento con le domande. No, al momento non ce ne sono. Allora io direi di passare a ricordarvi appunto i prossimi appuntamenti della nostra piattaforma streaming per ingegneri FEAPLAY. Oggi è martedì 26 maggio, quindi gli eventi, i prossimi webinar saranno appunto uno il 28 maggio, sarà un webinar caffè e l'oggetto è quello di nuovi strumenti per il calcolo e il disegno con Midas Engine e Drawing. Poi abbiamo, per completare il mese di maggio, l'elite webinar sull'analisi di edifici alti e c'è appunto il caso della Torre Libeskind di Milano, quindi un altro webinar molto molto interessante. E poi ritorniamo con un live trading sempre su Midas CIM il 3 giugno. Si parlerà, verrà appunto presentata la modellazione di un ponte composito in acciaio calcestruzzo con Midas CIM. Io direi di ringraziare appunto tutti i nostri partecipanti, ringrazio i relatori. Se volete appunto salutare i nostri partecipanti, Andrea e Antonio, poi io chiuderei la sessione webinar. Sì, io voglio solo invitarli a seguire il prossimo webinar del 3 giugno, dove andremo più approfonditamente a vedere la modellazione delle altre tipologie di librerie, vedremo anche altri aspetti del software e arriveremo alla modellazione di un modello completo. Questo era solo un piccolo assaggio che spero abbia stimolato l'interesse dei nostri partecipanti. Certo. E Antonio, vuoi Io salutare? volevo giusto ringraziare appunto i partecipanti per l'attenzione e augurare una buona serata. Benissimo, grazie a tutti e buona serata e alla prossima.